li hanno battezzati la Banda della Lira. Imprenditori, faccendieri e professionisti che negli anni passati hanno accumulato in tutto 5.000 miliardi di vecchie lire, in gran parte sottratti al fisco italiano e finiti in Svizzera. E qui abbiamo una situazione di sovrattassazione che molte volte ha indotto le persone a occultare i propri redditi e quindi a trovarsi accumulati anche miliardi di lire che poi sono rimasti lì. Vogliono restare ovviamente anonimi e si sono affidati a questo avvocato perché vogliono convertire in euro il loro tesoro. In cambio offrono allo Stato italiano una tassa una tantum del 3%. La mia nasce come class action a tutela di tutte quelle persone che si trovano in queste condizioni, non nei confronti della malavita. Lo Stato ha sottratto il diritto ai cittadini europeo italiano di avere la conversione come saranno altri 10 stati per tanto tempo. Lo Stato aveva l'obbligo di cercarle tutte le lire, anche quelle più sporche, e convertirle in euro per il patrimonio dell'Italia. 1.005, 1.006, 1.007, 1.008, 1.009, 2.000, 2.100, 2.000, 2.200.000 lire. La richiesta potrebbe valere non solo per i grandi evasori della lira che vogliono approfittare del fatto che i vecchi reati fiscali sono caduti in prescrizione, ma sono molti i comuni cittadini che ancora si ritrovano con le vecchie lire magari trovate in fondo ad un cassetto. 1.100 euro circa. Trovati dove? Ma il mio padre me li dava periodicamente in varie ricorrenze, in particolare quelle di nipoti, per dire quando saranno maggiorenni gli farai il regalo, che sarebbe un riconoscere più che altro alla memoria di mio padre. Sistemando insomma un cassetto del comò di mia mamma, ho preso sta tovaglia e dentro sta tovaglia c'era la busta originale. La legge dal 2011 non consente più di convertire in euro le vecchie banconote. Dopo un travagliato iter legislativo e giudiziario è stata riaperta una finestra solo per chi aveva già richiesto la conversione tra il dicembre 2011 e il febbraio 2012, ma bisogna avere una carta della banca che lo attesti. L'alternativa? Accontentarsi di usare le vecchie lire come pezzi da museo, vendendole magari ad un collezionista, ma devono essere perfette. Quelle usate normalmente per la circolazione monetaria non valgono praticamente niente. Però le monete, diciamo, quelle in fior di cuore, valgono pochissimo gli ultimi anni. C'è qualche data che può valere...